Allora, inserimento del dicono di noi, quindi ho già caricato i vari link, vari documenti. Antonella mi ha detto ok, di mettere solo Repubblica e AgCalc, do la Repubblica e AgCalc come titolo, solo Repubblica e AgCalc, scusate, quindi AgCalc che è questo. L'attacco a questo punto forse non serve, vediamo un attimo che cosa sono. Quindi questo è l'attacco no, lo eliminiamo, quindi seleziono elimina, ok. Questo è fare cultura, lo possiamo eliminare, ok. Questo è la Repubblica e dovrebbe rimanere. Questa è la Repubblica di Bari, dovrebbe rimanere, quindi sono tre. La Repubblica di Bari dovrebbe rimanere anche questo, vediamo cos'è. Ok, e anche questo rimane. Allora, questo è uno, fammi vedere se ne sono doppioni, giusto per capire. Questo sta qua e si legge meglio. Sì, si legge meglio. Però vediamo se anche questo è stato un ripetere una singola sezione. Ok, è la singola sezione. Ok, quindi mettiamo questi due articoli, dato che polisezioniamo, quindi questo è una ripetizione, un duplicato sostanzialmente, quindi possiamo fare così per non ripetere. Questo singolo vediamo come si vede, giusto per capire. Se si vede bene lasciamo tre articoli in totale. Ok, si vede bene, quindi direi che possiamo tranquillamente eliminare questo, che è un duplicato e un agglomerato dei due, così facciamo tre singoli, quindi 1, 2 e 3. Ok? Già che aggiungo il layout, questi poi ve li do, ovviamente, ve li faccio fare. Un'altra 5-6, così ce le avete sempre pronte a inserire. In dicono di noi, inseriamo questo giallino. Ok. Quindi vi sto facendo vedere, prima cosa carichiamo quello che ci serve, il materiale. Ora andiamo ad aprirci, queste le chiudiamo che non servono e queste le chiudiamo che non servono. Ora andiamo a creare la pagina e a modificare la pagina invece esistente. Quindi io faccio tasto destro su pagine, tutte le pagine, apri link in una nuova tabella. Così qua avrò sempre diciamo, i media dove vado a trovarmi i link da copiare e incollare. E lavoro pulito su un'altra pagina. Ok, pagina dicono di noi. Faccio sempre in questo caso tasto destro. E apro una nuova pagina. Ok, quindi si aprirà la pagina dicono di noi. Ok, con calma ovviamente. Ok, eccola qua. Questo avevo già inserito, ma in realtà lo cancello e vi faccio rivedere. Quindi clicco sull'immaginetta. Come si aggiunge? In questo caso basta fare duplica di uno già esistente e quello verrà aggiunto in basso. Ok? Poi se noi abbiamo una cronologia possiamo inserirlo in alto, o secondo posto, terzo posto, eccetera, eccetera. Ok? Quindi in questo caso non mi serve e lo cancello. Questo che avevo già inserito lo cancello perché lo rifacciamo insieme. Quindi la schermata di inizio sarà questa. Dalla prossima volta in realtà ne avrete 5, però sarà questa. Quindi vado ad aggiungere io. Quindi faccio o aggiungi elemento o copio. Facciamo aggiungi elemento, tanto la stessa cosa. Aggiungi elemento, eccolo qua. Mi ha già inserito il quinto elemento. Ok? Poi vi faccio vedere come si modifica questo dicono di noi. E come si inserisce? Allora, si inserisce semplicemente in questa maniera. Scegli immagine, lui mi apre la libreria, dovrebbe trovarmi il mio layout, eccolo qua. Cancello il titolo perché sarà diverso e lo inserisco.
per ora ci fermiamo qui. Quindi inserisco semplicemente l'altro articolo. In questo caso cronologicamente sarà al primo posto e quindi lo vado a mettere. Aspettate che chiudo. Eccolo qua. Vi rifaccio il passaggio. Stava aperto, ci clicchiamo e lo chiudiamo, lo porto giù. Quindi stava aperto così, lo chiudo e lo porto su, lo lascio. E quindi lui comparirà adesso al primo posto, ok? Ora andiamo ad inserire l'articolo vero e proprio. Quindi torniamo su pagina e vado a fare aggiungi pagina. Qui ci metterò il titolo che è da Antonella, è questo qua, coronavirus. Ok, gli modifico il template, dico canvas, Elementor canvas, finito qua, pubblica. Ora andiamo a modificare il tutto invece su Elementor. Ok, pagina pubblicata, modifica con Elementor. Quindi l'inserimento lo facciamo da WordPress normale, in questo caso poi la modifica vera e propria la creiamo da Elementor. Ok, io ho già un layout predefinito, template personalizzati, si chiama layout, dicono di noi singolo, ok? Inserisci, importa, no. Quindi lui mi carica il template che io ho già preparato. Eccolo qua. Con calma, arriverà tutto quanto, aspettiamo. Ora carica, piano piano. Ok, sta caricando. Perfetto, come vedete già questo era Creative a Taranto con i vari link e quant'altro. Quello che ci serve in questo caso qua, io gli ho messo la sezione video, quindi TG Norba in questo caso con il video. Qui ci sono invece i vari articoli o PDF differenziati, visto che erano tanti abbiamo fatto la differenza tra scritte e immaginette, nulla di più, qua decidete voi, insomma, tanto questo è salvato. Quindi facciamo finta che ci fosse stato un video, io vado qua, ci clicco, cambio il link del video e gli cambio anche il TG Norba in questo caso, ok? Poi se voglio cambio anche il colore e cambio il colore da qui e scelgo il colore che voglio, ok? Oppure poi in questo caso avevamo 6 articoli e 4 allegati, ma anche questi sono allegati in realtà, quindi sostanzialmente ho differenziato per dare un'impronta differente. Queste invece sono sezioni che non si vedono da desktop, ma switchando su mobile si vedranno, perché poi sono organizzate in maniera differente. Proprio perché se sono tanti gli articoli da mettere, poi potrebbe essere che il layout debba essere rivisto per desktop o per mobile. Comunque, linea di massima in questo caso ce ne sono 2, quindi andiamo ad eliminare tutto ciò che non ci serve. 1, anzi sono 3, quindi 2, eliminiamo e rimangono questi 3. Il video non ci serve e poi abbiamo quest'altra sezione. A questo punto direi, per creare qualcosa di differente, dato che sono 3, possiamo fare 2 e quindi elimino il terzo per differenziare e poi elimino 3 di questi, tasto destro, elimina, tasto destro, elimina, tasto destro, elimina. Quindi l'immagine diventa enorme, ma clicchiamo qui sulla matitina, modifica immagine, andrò su stile e dirò io di quanti pixel deve essere grande. Lo sposto così, oppure lo posso inserire
Così oppure manualmente. Direi che 50 è troppo, possiamo fare un 40%, anche un 35%. Ok, abbiamo terminato la struttura, va bene? Dobbiamo adesso solo sostituire i titoli e i link. Vediamo un attimino come si vede anche da tablet, direi bene, e da mobile. Bene, ok. In questo caso questa era oscurata, vedete queste righette così? Perché vuol dire che ho nascosto questa sezione per il link in versione mobile. Quindi per capire dove sta e per renderlo visibile basta cliccare qua. Quindi sulla colonna. Vado non in stile, ma vado in avanzato. Questo è avanzato, poi effetti di movimento, responsive, attributi, CSS personalizzato. La voce che mi interessa è responsive. La visibilità reattiva avrà effetto solo sull'anteprima sulla pagina live e non è durante la modifica degli elementi. Quindi vuol dire, in poche parole, che tu lo vedi mentre lavori, ma l'utente finale no, se lo nascondi. E lui ti dice, lo nascondiamo su desktop? No. Lo nascondiamo su tablet? No. Lo nascondo su mobile? Sì, nascondilo, hide, nascondi, non mi va, io lo devo vedere anche su mobile, quindi tolgo questa spunta. Ok, come vedete è tornato visibile. Andiamo ora a modificare i testi, quindi ritorno su desktop, vado a modificare il titolo, eccolo qua, torno su Elementor, gli modifico il titolo, sempre da testo, ricordatevela questa cosa. Cosicché rimane la forma che gli abbiamo definito. Ora, come vediamo, essendo su due righe, in realtà sono abbastanza vicine, ok? Quindi, per sistemare questa cosa, andiamo sempre su tipografia, sempre sulla scritta, invece di contenuto sono andato su stile. Vado su la matitina e gli dico l'altezza della riga, qui ci sono i pixel, il font, bold, eccetera. L'altezza della riga voglio che sia più alta. Cominciamo sempre su pixel o su mm, mm serve in micron, è la stessa cosa, lasciamo così com'è senza toccare nulla. Aumentiamo fino a quando non ci rendiamo conto che è una distanza ragionevole. Io direi 1, 1 e 2. Me 2, scusate. Ok, perfetto. Non mi piace come sta impostata, perché magari voglio che Puglia Creativa scenda giù. Quindi riclicco su contenuto. E o per far sì che sostanzialmente non prenda più di tanto spazio, le modifiche, ripeto, le faccio sempre su testo. Quindi vado qua, coronavirus, due punti, Puglia Creativa. E sembrerebbe che non si sia spostato, ma in realtà se io mi sposto su visuale, gioco un altro po', ecco qua, visuale, Puglia, coronavirus, Puglia Creativa chiede misure urgenti e immediate. Magari immediate le facciamo minuscolo, anche se in realtà immediate, no, immediate, piccolo, minuscolo, ok, scusate. Ora però il colore è leggermente diverso, andiamo a finire prima l'inserimento dei link e poi vi faccio vedere come si fa. Quindi andiamo ad inserire qui, non è più Taranto Buonasera, ma dovrebbe essere in libreria Agicalt, ok? Quindi io mi copio il link, cambierò il t, anche se c'è qua, vabbè, già che usiamo questo, Agicalt, e glielo attacco qui, cancello quello che c'è, inserisco il mio URL, ok, controllo che sia linkato in una nuova finestra, perfetto, e ho finito, Agicalt. Questo diventa invece la Repubblica. Ora, la Repubblica ci sono due articoli, quindi direi che l'immaginetta la mettiamo, questa qui, la mettiamo nell'immagine giù come attachment. E invece l'articolo vero e proprio lo facciamo così, quindi prendo questo qui, il JPEG, torno qui e modifico effettivamente sia il testo che il link. Quindi il testo sarà la Repubblica. Pubblica, il link cancello quello che c'è,
e inserisco il mio, ok? Ultima modifica sull'attachment, modifica immagine, contenuto. Qui c'è un altro link che devo eliminare. Cancello e vado a prendermi il mio link, che è questo qua. Copia link, torno sulla pagina, incollo e ho praticamente finito. Ok? L'ultima cosa che mi resta da fare è quello di cambiare i colori. Ora, i colori in questo caso dovrebbero essere un giallino. Ok? Io ho questo elemento che si chiama ColorZilla, è un'estensione che si può scaricare tranquillamente sia per Mozilla che per Google Chrome e che serve proprio per copiare i colori da internet in questo caso. Allora, quindi colore, ci clicco, è molto semplice, funziona così. Una volta che ci ho cliccato è già attivo, quindi passi, vedete che diventa una crocetta, ci copio, ci clicco e lui mi copia il colore, quindi ce l'ho già in memoria, ritorno qui e gli cambio il colore, seleziono il testo, vado su stile, clicco su colore del testo, cancello quello che c'è, copio e incollo il mio colore. Ed è un giallo che non va bene, quindi visto che c'era questo in memoria è troppo forte, mettiamo questo, già molto meglio. Quindi questo giallino, vado sulla Repubblica. Se volete mettere un colore nero, grigio, facile, sceglietelo voi il colore, questa è una scelta vostra ovviamente. Non siete obbligate a mantenere il colore. Ok, ho modificato la striscetta gialla in forma. Devo modificare anche il titolo. Colore del testo, giallino. E colore animato, giallino. Ecco qua. Agicalt, la stessa cosa. Quindi vado sulla matitina, vado in stile, modifico qui il colore della forma, che diventa giallina. Il titolo. Modifico sia il testo, qualora ci fosse, ma è sempre meglio modificare e uniformare, e il testo animato, giallo. Ecco qui, anche questo diventa giallo. Se volessimo cambiare la forma, giusto per una cosa in più, vado su contenuto, titolo, lui dice che stile ha evidenziato, posso cambiargli anche lo stile, rotante per esempio. E quindi vuol dire che sostanzialmente, come vedete, ci sono queste tre in memoria che girano. Se io le cambio, se io ci metto ciao, ciao, lui farà ciao, ciao, saluti, lui farà saluti, ciao, ciao. Vedete? Vabbè, comunque, evidenziato, lasciamo come era. Sottolineato, posso mettere il riccio, posso mettere il cerchio. Posso doppia sottolineatura, posso mettere il diagonale, cioè insomma, comunque quello che c'era è sottolineato, va più che bene. Questo l'abbiamo già fatto. Ok, abbiamo terminato tutto quanto, non tocchiamo nient'altro, va tutto bene così. Ok? E andiamo a salvare. Ok, allora. Un attimo che è impazzito il computer. Ok. Aggiorna. Ok, aggiornato. Ultima cosa da fare. Andiamo ad inserire il titolo qua che manca e a mettergli ovviamente il link. Quando uno clicca deve aprirsi qualcosa, deve aprirsi questa pagina. Come si fa? Allora, nella libreria che ora non ci serve più, andiamo sempre su pagine. Tutte le pagine io faccio sempre con quel tasto destro, fidatevi, una volta che entrate nel mood lo farete sempre e vi troverete molto bene a lavorare. Ok, questa pagina si chiamava Coronavirus, quindi comunque dovrebbe essere, eccola qua. Per copiare il link, allora ce ne sono due, vediamo un attimino, pubblicato 13 minuti fa. Sarà un doppione, quindi questa è quella da cestinare, non vi preoccupate, voi ne vedrete solo una perché se l'abbiamo pubblicata, vediamo un attimo qual è. Brava,
giusto per sicurezza, perché avevo già creato un'altra, quindi non tenete conto. Quindi questa è la 2 in realtà. Ok, perfetto. È quella giusta. Va bene. Quindi questa la possiamo eliminare. Cestino. Ok, questa pagina quindi la chiudiamo, non ci serve. Andiamo giù, troviamo coronavirus, io faccio tasto destro e faccio save link o copy link in location, copia link insomma, tasto destro ovunque, copia link, tasto destro, copia link, ok? Mi copio questo link e vado ad inserirmelo nella pagina qui. Quindi media file, no, attachment, no, custom, quindi personalizzato, ok? Ci clicco e ci inserisco il mio link. Scusate, ho sbagliato perché ha copiato quello di che non doveva copiare, avevo fatto la prima azione, quindi faccio tasto destro, copia link. Vediamo, vediamolo per sicurezza. Ok, allora aspettate un secondo, facciamo le cose per bene, quindi aggiorniamo la pagina. Non vi preoccupate, poi non succederà, a me è successo solo perché c'erano due articoli corrispondenti, eh? Quindi possiamo fare anche così per essere tranquilli. Visualizza. Ok, ed è questo il link da copiare, va bene? Torniamo in Dicono di Noi, ci incolla il link, e quindi sostanzialmente adesso l'utente che arriverà su questa pagina, cliccherà su questa immagine, andrà sull'articolo. Ora però ci manca da inserire il titolo. Il titolo come si fa? Dove si inserisce? Si inserisce direttamente sull'immagine. Quindi torno in libreria, seleziono questo e gli scrivo il titolo. Il titolo me lo prendo da qua, già che è coronavirus. Ok, mi accerto che sia salvato, lo fa in automatico come inserite qualcosa, però per sicurezza dopo che inserite il titolo, se ci cliccate qua partirà la rotella, che adesso non parte ovviamente perché per esempio io dopo la P, poi ci clicco qua, vedete che parte la rotella, salvato, ci rimetto la U, la P, ok, ci riclicco, salvato, posso chiudere. Ora aggiorno anche questa pagina, ho finito, non devo fare nient'altro, adesso ancora non si vede, ma perché ovviamente deve salvare. Quindi se io aggiorno, e vado ad aprire a vedere l'anteprima, mi dirà, come per magia dovrebbe uscire il titolo, vediamo se è giusto, eccolo qua. Ok? Terminato qui il nostro tutorial per l'inserimento del Dicono di Noi. L'unica cosa che farei a questo punto per uniformare è cambiare il testo, mentre qui è in lo metterei tutto in stampatello, e quindi torno qui e lo cambio io. Coronavirus. Poi misure urgenti, ok, ci clicco, salvato, chiudo, torno sulla pagina Dicono di Noi, la aggiorno. Ok, già molto meglio. Basta, termino qui.